saranno affamati perché c'è da stasera poi li non mangiano. Sì, sì. Sì, giusto, ok, ve li state prendendo due perché siamo a posto. Però c'è un problema, ce ne avete ancora due di stamattina, questo è il problema. Ah, e quelli che vengono stasera per l'altro arrivo chi fa, cosa facciamo? Un altro cooperativo. Ok, allora siamo a posto, ok, va bene. Risolto, risolto. Perfetto. Tutti questi pulmini qui sono pulmini di cooperative. Nessuno sa niente. Mi può almeno dire quanti migranti arrivano, sono previsti per stasera, neanche. Possiamo fare delle riprese? Sì, siamo dei giornalisti, stiamo facendo il nostro lavoro. Noi veramente eravamo per documentare l'arrivo dei migranti. Non credo che stiamo facendo male a nessuno. Abbiamo questo momento del Veneto, insomma. Ok, 10, dai, 1. Questi signori, insomma, non sono cattivi, ma se io metto 1500 persone al freddo, eccetera, in qualche maniera devono reagire. E un giovanotto con un pugnale ha tagliato in due quel manifesto che avete visto su tutti i giornali, con 190 abitanti, 1500 migranti. Sono sequestrati in casa gli abitanti di Kona. E qui la paura è che in questa ex base militare, che è dismessa da diverse decine di anni, e in un altro capannone qui sulla strada potrebbero arrivare. Potrebbero arrivare. Una, due famiglie, come comunità possiamo anche organizzarci, anche tre volendo, ma non 100, 200, 1000 persone, perché allora diventa veramente un'invasione. Ci sono pochissime corse intanto, e quelle poche che ci sono servono ai ragazzini andare a scuola avanti e indietro, per cui dovrebbero usufruirne anche gli immigrati se dovessero esserci. Per cui vengono a stretto contatto con i ragazzini, possibilità di malattie. Io come veterinario, se devo qui, ci sono delle stalle di bestiame, adesso non parliamo di bestiame, da un punto di vista sanitario, quando arriva una persona dovrebbe essere monitorata per almeno una quarantina di giorni, 30 giorni. Addirittura c'è un epalese all'interno della base di Kona. Io mi domando, non mi risulta che oggi il Nepal sia in guerra con qualcuno. Allora a questo punto mi domando, vogliamo accogliere tutta l'Africa, vogliamo accogliere tutto il mondo in Italia? Sei consigliere a 5 Stelle tu? Esatto. Sì, consigliere comunale della Lega Nord. Lega e 5 Stelle assieme? L'obiettivo è lo stesso, nel senso che l'apertura della base di Cabianca non ci deve essere. E qui l'amministrazione comunale è 5 Stelle, giusto? Certo. Qui a Chioggia. Adesso già questi disturbano, sti tre cosi, perché guardarli così sembrano anche piccini, sono tre bomboloni enormi, 9000 metri cubi di gas. Questi sono tutti attività commerciali, questi famosi vieri che vengono chiamati dove il granchio fa la muta e poi vendono questi granchi quando sono diventati teneri. E poi la gasiera passa attraverso, sarà a 20 metri dal ponte. Parlano di 20-25 autobotti al giorno. Quando c'è nebbia qua, io non riesco a vedere le barche. Quindi pensa, gli autobotti in mezzo alla nebbia, su questa strada così stretta, se succede un incidente, altro che Viareggio. Altro che Viareggio. Nel momento in cui abbiamo visto che risposte da sto punto di vista ce n'erano pochine, abbiamo detto: a questo punto è opportuno che l'iniziativa la prendiamo noi. Pensavo che le cose fossero cambiate, ecco, che l'aria nuova avesse portato delle modifiche. Sembrano tre cannoni proprio rivolti verso casa nostra. È venuto qua Di Maio a sostenere la contrarietà del movimento e che se avessero vinto le elezioni loro l'impianto lo avrebbero bloccato. Noi siamo contro le energie fossili, siamo per il no al GPL. Questo è il nostro momento, è il momento di cambiare. Carpe diem, cogliamo l'attimo, svegliamoci, mandiamoli tutti a casa, non ne possiamo più.
hanno iniziato a costruirlo e di fatto che si dica il ministero deve fermarlo, però il primo parere favorevole ha dato il Comune ha detto sì, perché non ha detto no al deposito? Questo possiamo dire però la passata ministra. Esatto, passata. Sì. Tutti quanti abbiamo votato, ormai tutti, da destra a sinistra li abbiamo provati tutti, sì. E non si vede la differenza. Di fronte a un problema che coinvolge tutta la città, che coinvolge loro, non sono stati in grado di mettere da parte i dissidi che si sa sono frequenti in politica per un interesse comune. E se questo è l'iter che è servito per firmare una lettera con cui si informano i ministeri che tutto sommato non siamo d'accordo, si pensa che riusciranno a finire il deposito senza che riusciranno a fare niente. Tutti dicono no, io non lo voglio. E nessuno fa niente. I lavori vanno avanti ed evidentemente qualcuno lo vuole. Ma chi ci garantisce che non ci sarà nessun rischio sui travasi, dalla nave gasiale all'impianto e dall'impianto alle navi cisterne che sembra ogni quarto d'ora partiranno dal deposito? 20.000 abitanti ci sono nel raggio di 500 metri, 20.000 abitanti, tutto il centro storico di Chioggia. E le scuole. Già il traffico è intasato d'estate, ci ritroveremo ancora con più questi grandi camion che intaseranno solo di più la Romea, creando solo più disagi. Ci ritroveremo veramente economicamente distrutti. E abbiamo una spiaggia bellissima, le gasiere passeranno fra le due dighe coi bagnanti da tutte e due le parti. Questo deposito a 250 metri dal centro abitato non può essere realizzato. Lo localizzino in un luogo, come dice la legge, insomma, sostanzialmente, in posti isolati, distanti dai centri abitati, eccetera. Come è successo a Parma, no? Il momento in cui poi si diceva, durante la campagna elettorale, no all'inceneritore, chiuderemo l'inceneritore. Poi, sindaco è stato eletto, l'inceneritore non è stato bloccato perché c'era una penale molto elevata. Allora, quello di cui vi accusano, diciamo così, i cittadini dal basso è che dalle parole poi ai fatti anche voi dei 5 Stelle siete un po' come tutti gli altri partiti. Ma non direi proprio, abbiamo fatto anche delle diffide, abbiamo fatto delle corrispondenze, abbiamo parlato con dei legali, abbiamo fatto molte attività.